incidente. E se si fosse fatto male? E se stesse ospedale? E se l'hanno arrestato? Tu puoi venire celeste, figlia mia! Ma vai ricordando per dire. Angeli, mi sta tenendo in capo. Quando due volte scendo, non ci vuole. Ma poi tu vedi che ti metti paura. Che sono una famiglia assai importante. Proprio là da sé, ha giunto il cinematografo. Maria! Sapeva, e questa è la mia dolce sorella che mi ha perduto. Cioccolatina! Caramella! Ma tu ti scordi che sei una scucceppata? E tu che ti che sto facendo, che le mani? O mani tu? Ti preoccupare, lo sbuccio, E sbuccio, capito se no, povero Salvatore, se non trovo pronto, con me sapete. E ti mazzolleria! E che stai mi dicendo? Mamma non mi ricordi più. Mandi, mannaggia. Però secondo me era essere una cosa buona. Mamma mia, tu hai. Papà, ti sei fatto male? No, no! Marichia! Cassa pure Marite! Buongiorno Gigi! Buongiorno Marite! Faccio pazienza, sta dicendo una cosa a mia figlia! Ferè? Gitto, ma stamattina per fare marenna, giustamente! E vino di indagare! E secondo te che sto tutto facendo fino a mora? Oh lungo, sto tutti scavando due! Ma di combustibile, solo una caparaglia ci trovo. Di combustibile? Di commestibile! Angeli, belli papà, io sono ignorante che la panza piena, figuriamoci quando mi muore di fame. Io quando faccio materia, ma tutte cose sono, tutte tengo per malandri. Papà, aspettiamo, che lo muovono, mamma, e per il messiesse di porto dopo. Aspettiamo. A proposito, c'era stata una bomboniera con Gettino, dove stai? Mentre la mangiava la bomboniera, o tu mi rompi le figlie. A te ne avevamo 15 oggi. 15? No, ero io. Stavo un poco nervoso, sono più tanti rasi, ma sono venuto lì tre fuglietti. Te l'ha già messo l'ango? Guardate, sapendo quanto sono importanti per me scadenze. E data, quello poi mia figlia mi capisce. Può essere che è una ricorrenza importante, un nome qualcuno. E uno si scorda e dice manda gli auguri, mi fanno un regalo, capito? Ecco qua, 12 San Giosafatta. Chi è un bel santo simpatico e economico? Non ci sta nessuno che si chiama così. Ma sono già ricordato, chi è? Qua cronaca si chiama Giosafatta. Ma non signore. Ma stiamo contando, non firma che di rivista ieri. Ah, sì, bravo, bravo. E che cinematografo. Angeli, ma che chiamano che mi ha già fatto? Fiss era un figlio di Ponte. Ma si volevano un grande bene. E per forza, quello mancava più. Allora, o Patrice si chiamava prima S e dopo S. E ci facetti un ragionamento. Tu che dici? La vuoi per forza? E allora io te ne caccio dal castello. E quando non avrai neanche più un tozzolo di pane da mettere sotto i denti, non imparerai che la fame è la più terribile delle sventure. E aveva ragione. Oggi ma chi lì sei tu osta? Era tu osta, ma poi s'ammuscia. Signor papà, così. Allora io vi dimostrerò che il mangiare e la fame non contano niente. Come? Signor papà, la fame non è niente, la fame non esiste. Chi se secondo me era asciutto pazzo? Anzi, sapete che vi dico? Io, anche se mi resto dentro al castello, non toccherò più neanche uno schizzico di cibo. Siete da me! A Isabella mia! Ma quando mai? Siete da me che si faceva a te? Oggi qualche cosa di nascosto, certamente sono mangiato. Niente, oggi niente! New York, una New York, o vado tu, ma esse, più tu sta cosa! Con tutto che non mangiavo. Se non vi, un vecchio
serva fedele, lo conosceva piccolino. Ogni tanto, a uno ci buttava qualcosa. Poi chi ci stai comprando da sotto, avevo ragione. Mai se non toccava niente, niente e niente. Con la stella, da radu. E poi ci buttavano certe coppe d'argento, comprare pur paente. Comprare pur in te copparci. E a me così mi pareva. Ma isso, niente, niente e niente. Allora, la notte, su che ci serve fedele, che fa? Piglia isso e attraversa un antico passaggio segreto che solamente si conosceva. La introdusse di notte tempo, vicino a isso. E figuratevi, isso, appena letto. Sa magnaia! Sa mangiare e bacia! No, no, grazie, ma proprio non la prima a morte, senta a me! Ma tu dovete sempre già ne pazziare! Angelica, non ti puoi contare tutto a lungo! Giunci, chiacchiere, parlamenti, ma non hai una is, calunniai una is, tu pigliai lungo is, ma alla fine chi vincerà? Is, es! Diciamo! Don Gigi, queste sono vicende vissute! Anite, ma tu sai che tieni in casa? Angeli, che tengo in casa? Che patano, Maria! Oi, che vai qui? Che patano, ti stanno chiamando, ti stanno aspettando! E ci stanno contando un punto, ma sì, sì! Mamma, è come me! Chissà se mi facesse che la cava raglianza là! Senta, Angeli, oggi facesse che tu hai una cava raglianza? Sì, sì, a te, mi piace. Tanto buono, manda l'aglio da nemmeno. Come state dicendo? No, diceva, oggi mangiate patate. Oggi solamente? Il nostro fratello Salvatore ce l'aveva pazzo. A zuppo, capasta, panzarotto, pure fritta, almeno come vo. Ma che dava ragione, Salvatore? Che la mamma, la patata è buona, è nutriente. E poi guarda che per me, guarda che sono come simpatico, tu non è la tua nulla. E poi tu ne che stai a costruire un po' fuoco con poche sala cotta, che dici? Che dici? Che non sono arrestato la mamma. Don Gigi, a me mi sta venendo la patatina cotta. E via da te. Grazie, grazie. State buona, nana lì. Ragazzo, ce l'ha, mangiato con me. Hai la gamba mai? A giorni sei buona, hai mangiato con me. Se sanno spezzare il braccio. Ecco te, non l'ho capito. Ecco te, l'hai fatto la spesa, no? La spesa. Ma te fai, c'è un dolore. Tu mi fai caretta grossa. E non io? Taggio ritta niente. Capisci, ma buono niente. Se no ti spiezzo l'appetito e poi non mangio la tavola. E non puoi fare una piccola? Taggio ritta niente. Ti spiezzo l'appetito. E invece adesso l'appetito te lo spezzami. Via, dopo un po' che capretta mi si va appiccicando col peccato. Non puleverai, ave? Non puleverà. Che le non mi toglia? Se mi si ritirri che mi hanno durato forse un capretto sano sano. Io che non faccio tanto capretto. Babbo, ce ne conserviamo poco per domani. Per prima? E tu ti mangiare proprio io non prima. Cioè, non mangi pure che l'hanno passato, hai capito? Che mi tagli vizio rosa marina, ma fai ta meglio roba. Ah no, Gigi, e poi che se non sta bene, Gesù Cristo, il Signore lo fa desiderare. E come ci lo fa desiderare? Donna Luce, e come va a cedere su capretto? Come mi piace questo, che patanè. Che patanè? Che già fa, quando c'è l'enzima carino non ne va più. Faccio via, un po' che mozzarella, un po' che frullato, frutto abbondante, un salato. E si tenga che io mi faccio pure due pozzelle qui. C'è un pallone, che ti ha tutto qua, che sto favori. Ciuciulea prima e poi si assetta a tavola nuova. No, perché va la verità, io a tavola mi faccio sparare. Qualche fine mese che si accava a mi trovo. Qualche debito devo fare. Ma la verità, a tavola sciacqua rosa e bivagna. Lasci di cuore, c'è sì, sì. Ci può posso ci salire e chiacchierare. Sì, sì, grazie Angelia, come cerchi tu a me. E io spuccio a stippatane, guardate, ne sono canto. Che dannazione che sono stippatane, che dannazione. Mia, con me messo. Sì, ma vai prego.
mozzarella. Che fa? La mozzarella! Ma quella fa una magimotte! Mi sono fatto sporcare, signor Guaggianama! Ma questa è delinquenza, però! E poi la pompa faceva la mozza, non fa una camisa sporca! E ma tutto quando, poi tu vuoi domandare, non sa che li l'hai che già fa? Uè! A gente non guarda da sapere che hai mangiato, hai sonno un io non voglio fare un passione a nessuno. I perché sai che mi la fronte così? Ma perché mi la fronte così, avevo la panza così. E capito? Perché quando la panza di una ziccata che vi, manco contro appeso e beh, a capandella. Sì, ma ti viene a tenere a chi ci qua? Io non vengo proprio qua. Vieni a cangiare a mamma, metti si panna apposta e porta la landina, va si può. Insomma, stamattina non hai fatto proprio niente. Niente, c'è niente. Nessuno mi ha parlato, mi hanno rimandato tutti quanti. Ti posso la gente che fa l'ebbata, no? Non la supporto proprio, non la concepisco. Come si fa a fare l'ebbata? Ma l'unico bucato che tengo è quello della signora Speranza che sta fuori e torna fino alla settimana. Ah, tu ma che hai fatto niente? Io, con c'è il nostro Signore Gesù Cristo, quando mette in coppa la faccia la terra, per essere sicuro che nascere povero, si sceglie il tuo padre falignano. Come se mi Gesù a Nazare non ci mettesse il tuo marito falignano. Ma dimmi una cosa, ma sto bucato la signora Speranza è un bucato importante. Hai voglia, Cicci, chi lo stanno apparecchiando? Un burro tra la figlia che sa da sposa. Coperti i piccoli, non so la ricamata, tu hai, federe i cuscini che ci. Ma tu stai pensando? Sto pensando che hai di lunga mille un pignato. Abbiamo che lì, pure sapi. Ma nico, mi tu volessi un buco della signora Speranza? Che la Speranza? Stavo. E noi speriamo a dire a un donno proprio. Ma chi è che? Tu che lo dai volta ti pignassi in zona della macchina e sbagli il suo corpo là. Ma non ti preoccupare, chi l'ha un camillo in amiche, al finale non vai a me, non mi facesse mai passare. Ma se bubba fa come fare un del vecchio, non mi tenta. E allora non mangiamo proprio. Non mangio, se è con me ci c'è che proprio fa. Quando c'è ci mise qualcosa in colpa, io non sono qua a posto. E babbo, e come sei lì? Ho mangiato la pasta, la va. Fa acqua qui. Che mi fa? Quando poi tu mi niente hai fatto. Oh no, voi, tu sapevi. Ma cominciamo che solito in faccia. E beh, la cosa più triste in una famiglia, in questa situazione, lo sai qual è? Che ritenere una moglie da protestante. Ma che fosse per colpa mia, per mancanza di buona volontà, io perché mi trovo in un momento provvisorio di miseria cronica?